Ciao a tutti e bentornata a chi mi segue già. Oggi faremo un tutorial che mi avete chiesto tantissime volte, che per mancanza di tempo anche non sono mai riuscita a fare. Comunque faremo un bel fiocco nascita, lo faremo nella versione maschietto, quindi sarà nei toni appunto del celeste azzurro. Userò questa stoffa fantasia. Io utilizzerò un cotone, 100% cotone, è sostenuto ma abbastanza sottile, diciamo. Il massimo di questo fiocco nascita, secondo me, è il lino, quindi se lo fate con il lino viene un capolavoro, un piccolo capolavoro. Io qui vi farò vedere il pezzo sopra, quindi proprio la parte quella del fiocco e le code. In questo momento vi darò le misure di queste due parti. Poi ci sarà la misura della fascetta, quella che è il centrale, quella che serve praticamente per assemblare e sostenere tutto quanto il fiocco. Quella la vedremo mano a mano che facciamo il fiocco, perché in base alla stoffa che voi utilizzate, quindi se utilizzate una stoffa più spessa, ovviamente cambia il diametro della fascetta, e quindi quella lì la vediamo poi dopo. Quindi adesso vi darò le misure soltanto di queste due parti qui, che poi sono quattro perché ci sarà un fiocco più piccolo e un fiocco più grande. Alla fine del video poi vi metterò il cartamodello, che potete scaricare da qui in alto, dove ci saranno le misure di tutte quante le parti che vi serviranno. Poi, se faremo in tempo oggi, faremo anche le decorazioni, altrimenti a questo tutorial seguirà un altro tutorial, quindi una seconda parte per fare le decorazioni, tipo stella, cuore, orsetto, insomma. Vediamo un attimo, vediamo quanto tempo porta via. Diciamo che è un lavoro piuttosto semplice, però ci vuole un po' di tempo, insomma. Quindi mettiamoci subito al lavoro e seguitemi fino alla fine del video per vedere appunto come si realizza questo bellissimo fiocco nascita. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale per restare aggiornati sulle prossime uscite, attivando la campanella delle notifiche. Buon lavoro e buona creatività a tutti. Questo qui sarà un fiocco imbottito, la parte di sopra, non le code, saranno imbottite, quindi io utilizzerò questa imbottitura qua, che è quella alta 2 centimetri, e quindi ne ho tagliati due pezzi. Allora, vi dico subito le misure, tanto poi avrete appunto il cartamodello, quindi no, non c'è problema, però intanto vi dico le misure. Allora, per fare il fiocco avremo bisogno di due tipi di stoffa, uno fantasia e uno tinta unita, oppure può essere anche due tinte unite, magari diverse. Si può fare anche, per esempio, ecco, blu e azzurro, che viene bellissimo uguale. Avrete comunque bisogno di due stoffe diverse. Poi avremo bisogno di due pezzi rettangolari, eccoli qua, e questo qui misura 32 centimetri per 22 centimetri. Stessa cosa per la stoffa fantasia, però saranno più piccoli e misurano esattamente 27 centimetri per 17 centimetri, e questa è la parte superiore del fiocco. L'imbottitura per il fiocco piccolo avremo bisogno di 15 centimetri per 25 centimetri, e poi avremo bisogno di questa qui, che è 20 centimetri per 30 centimetri. Adesso passiamo alle code. Questa stoffa è in doppio, quindi è un unico pezzo che poi andrà piegata in doppio. Vi do le misure. Quindi avremo questa, la coda del fiocco più grande, perché sono due fiocchi sovrapposti, quindi avremo 42 centimetri per 92 centimetri di lunghezza, mentre per questa coda più piccolina 34 centimetri per 82 centimetri di lunghezza. Nel cartamodello io vi metterò i pezzi di stoffa, le misure comprensive del margine di cucitura, quindi non dovrete abbondare con la stoffa, ma dovrete tagliarla precisa. E sul cartamodello è calcolata la cucitura ad 1 cm.
Io ho stirato i miei due, chiamiamoli cuscinetti, ecco, qui farete un punto invisibile oppure anche un puntino a macchina, anche se io consiglio sempre di chiuderlo a mano perché resta molto più bello il lavoro, molto più pulito. Adesso passiamo alle code. Quindi ci aiutiamo con il metro, facciamo passare sotto e stringiamo fino a quando non siamo soddisfatti. Io penso che un 25-24 cm possa andar bene come fascetta. Adesso vado a cucire qui e poi la rigiro. Allora, ed ecco qui la mia striscetta, io l'ho cucita, l'ho chiusa, l'ho stirata e quindi adesso provvedo a metterla. L'elastico poi lo taglio dopo. Se voi volete potete anche fare una cucitura con la macchina da cucire, vi segnate il punto e poi vi faccio vedere come si inserisce tutta la faccenda, insomma. Qui poi ovviamente andrà sistemato per bene. La fascetta, se la volete fare più larga, non c'è problema, noi l'abbiamo fatta larga di 8 cm, ma potete farla anche di 10, da 12, insomma, vedete voi come è meglio. Vado a cucire a questa altezza qui, 2,5 cm, in modo che così sarà bello stretto. Quindi vado a cucire la mia fascetta.
vi do le misure del fiocco terminato. Al centro sono 52 centimetri, dal bordo del fiocco alla fine sono 58 centimetri, per una larghezza di 31 centimetri e qui 36 centimetri. Questo è il mio fiocco nascita, ovviamente la base del fiocco nascita, da qui in poi uno si può sbizzarrire come meglio crede con la fantasia. Vi ricordate che qui non ho chiuso io, ma voi ovviamente chiudete con un punto a macchina o con un punto a mano. Con un punto a mano sarebbe meglio perché il lavoro risulta nettamente più rifinito. Io non ho applicato appunto decorazioni, anche se io normalmente metto qui una decorazione, quindi la fascetta poi a me non mi crea nessun problema perché tanto viene nascosta, diciamo. Però a chi piace la fascetta secondo me deve farla più larga, quindi io nel cartamodello ve lo metterò direttamente da 12 cm di larghezza, quindi quando voi la piegate in doppio non sarà più da 4 ma sarà da 6. Potete farla anche con l'organza, con la seta, con il tulle, potete anche mettere la flisellina, l'indurente dentro per avere una fascetta più rigida se vi piace così. Quindi questa qui è la base di un fiocco nascita, per avere le misure, per avere appunto il modello. Vi ho dato anche le misure del fiocco finito, come avete visto è un fiocco importante perché insomma è un fiocco bello grande. A me non mi resta che salutarvi e rimandarvi al prossimo video, e fatemi sapere nei commenti sotto al video se avete piacere di una seconda parte di questo fiocco nascita, appunto per le decorazioni, quindi magari faremo una stellina, faremo un cuoricino e vi farò vedere appunto come poterle inserire nel fiocco nascita. Le mie decorazioni saranno di stoffa, quindi non farò decorazioni con panno lenci o altri materiali. Le decorazioni che intendo io sono appunto di stoffa. Vi ho messo anche due foto qui nel video proprio per farvi vedere quello che io intendo. Io vi ricordo sempre e vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e ad attivare la campanella per essere aggiornato sulle prossime uscite. Non dimenticate poi di condividere il video. Ciao!